Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi parlo del Fox Terrier e soprattutto della differenza tra le due razze di Fox Terrier, quella a pelo liscio e quella a pelo ruvido. Iniziamo! Questo non sarà un video soltanto sugli standard, come tutti gli altri compagni a quattro zampe tranne il barbone, ma questo sarà un vero e proprio video approfondimento sulla razza. Ci saranno qualche foto qua e là, ma sarà parlato. Partiamo dalle origini. I Fox Terrier hanno origini molto molto antiche e infatti sono discendenti di cani per caccia alla volpe. Nell'Ottocento il signor Jack Russell si appassionò molto ai cani da volpe e ne fece una vera e propria selezione. Infatti da lui nacquero il Jack Russell Terrier e il Parson Russell Terrier. Invece gli appassionati del Fox cercarono di renderlo più raffinato e cercarono di mandarlo in più esposizioni possibile. Adesso invece parliamo dell'aspetto delle caratteristiche. È un cane molto molto attivo e vivace. Quando è pezzato deve assomigliare a un cavallo da caccia. La sua espressione deve essere intelligente, mentre le orecchie devono essere cadenti, piccole a forma di V. Parlando della coda invece, è attaccata alta e è portata allegramente. Il pelo ovviamente varia da razza a razza, può essere ruvido o liscio. Come colore deve predominare il bianco. Lo standard poi parla solo di peso, non di altezza algarese. E questo va dai 7,3 agli 8,2 kg per i maschi, mentre dai 6,8 ai 7,7 kg per le femmine. Carattere. Coraggioso e peperino come praticamente tutti i terrier. È affettuoso in famiglia, ma rimane anche un cane geloso e possessivo verso gli altri animali. Inoltre adora cacciare. È adatto solo a persone che amano le razze piene di temperamento, infatti abbaia anche molto. Passiamo al reparto salute. Entrambe le razze sono rustiche e molto robuste. Arrivano anche ad essere molto longeve. Quella a pelo corto può un po' soffrire il freddo. Poi dove tenerlo? Allora, può vivere in casa, specie se è a pelo liscio, e invece bisogna stare molto attenti se sono altri cani, perché la convivenza è quasi impossibile. Se si sceglie come cane da compagnia, non bisogna soltanto guardare la bellezza, infatti in Italia è molto più diffuso quello a pelo ruvido. È anche vero che la sua toilettatura è molto molto impegnativa. Prima di prenderlo, sia a pelo liscio che a pelo ruvido, è bene informarsi sul comportamento. Al prossimo video!